Un'occasione per assaggiare, ma anche festeggiare con un po' di anticipo, rispetto alla via ufficiale, l'attesa 35esima edizione delle Giornate del Cinema Muto, in programma a Pordenone dal 1 all'8 ottobre. L'evento di preapertura proposto a Udine ha deliziato il pubblico con una brillante commedia di fine anni 20 e l'accompagnamento musicale dal vivo della Zero Orchestra. Il film Show People, del regista statunitense King Vidor, è solo uno dei molti capolavori caratterizzanti la nuova edizione del festival. Tutto è pronto, c'è anche un po' di emozione per questo debutto della 35esima edizione. Beh, l'emozione non manca mai, cioè, anzi più che emozione ansia di non avere tutto pronto, tutto a posto per tempo e così via, però nonostante l'esperienza sia tanta, però insomma siamo convinti che col nuovo direttore e con lo staff che lo sta seguendo con molta attenzione, molta passione, secondo me anche quest'anno l'edizione numero 35 andrà bene. Noi siamo contenti anche del fatto che il programma è buono, il catalogo è buono, la distribuzione dei film mi pare veramente eccellente. Io sarò uno dei primi a seguire il festival, non dico tutte le ore, ma tutti i giorni di sicuro, insomma c'è qualcosa da vedere. Ci sono veramente tantissimi appuntamenti, si apre con la divina Greta Garbo. Sì, la Garbo è qualcosa di eccezionale. È uno dei suoi più bei film, quindi insomma siamo molto contenti anche di questo. C'è una musica eccellente che è stata preparata da Carl Davis e quindi insomma l'inizio è super forte, se posso dire, e la fine ancora di più. Quello di questa sera non è l'inizio ufficiale, dunque una preserata presentata in doppia veste. Doppia veste nel senso che si presenta qui a Udine, dove abbiamo già fatto delle cose come il check sia di muto che di sonoro, anche a Giovanni da Udine, e a Sacile, dove torniamo domani sera perché c'è una preapertura importante e significativa, molto simbolica a Sacile, perché Sacile ha ospitato le Giornate del Cinema Muto per ben 8 anni, quando eravamo esuli da Pordenone. Diciamo che qual è lo spettacolo scelto per questa sera e perché proprio questo? Allora, il Show People, Maschere di celluloide, il titolo italiano, è un film importante nella storia del cinema perché è di un grande regista, ci sono dei grandi attori dentro, specialmente delle grandi attrici, cioè a cominciare da Marion Davis, e quindi è un film su Hollywood, sulla fine di Hollywood durante il periodo muto e poco prima che ci fosse il passaggio sonoro, quindi è anche un film simbolico importante. Era il film giusto per il tipo di spettatori che hanno a che fare con, che si ricordano insomma l'epoca del muto, ma non conoscono gli attori, anche secondo me ha dato anche ai ragazzini, ai bimbi e così via insomma. Qual è il messaggio che spera venga maggiormente trasmesso al pubblico attraverso questa edizione? È difficile dire una cosa del genere, ma insomma diciamo che è importante che ci sia intanto partecipazione. La cultura fa sempre bene a tutti i livelli, sia a livello di pubbliche amministrazioni che di cinefilia, che di spettacoli insomma, realizzati per i ragazzi. L'università potrebbe essere un'occasione di approfondimento per chi segue magari. Cioè un ragazzino che viene alle Giornate del Cinema Muto poi può iscriversi tranquillamente a uno dei tanti corsi universitari che ci sono su questo argomento, per cui voglio dire ci sono tante possibilità di studio e di lavoro, ma soprattutto di studio. Immagino anche vedendo insomma crescere questo appuntamento tra le sue mani, il pubblico in effetti è cambiato in questi 35 anni, si è arricchito. Il pubblico è totalmente cambiato, ci sono tanti festival del cinema muto e tanti festival nati dalle Giornate del Cinema Muto in giro per il mondo. Non le abbiamo fatte nascere tutte noi, ma insomma a molte abbiamo collaborato anche noi perciò che nascessero bene e così via, anche negli Stati Uniti. Quindi insomma il mondo è cambiato, però anche i nostri vicini di Udine, di Sacile, di Pordenone e di Gemona sono un vicinato importante per ciò che riguarda la divulgazione del cinema, della cinefilia e del cinema muto in particolare e della storia del cinema in particolare. Un'edizione ricchissima, come possiamo sintetizzare alcune delle principali scelte artistiche? Oddio, è quasi impossibile di sintetizzare perché abbiamo un programma così pieno delle cose, le,
le riscoperte, per esempio il film italiano Nanà sul romanzo di Émile Zola fatto nel 1917, che è trovato riscoperto a Buenos Aires, e la nostra serata apertura con Greta Garbo e la donna misteriosa con l'Orchestra San Marco, 59 musicisti con Carl Davis, anche la serata di chiusura, il lado di Baghdad. E questo è veramente una cosa eccezionale, perché è riscoperta la partitura originale di Mortimer Wilson, e che quindi questo era un lavoro molto impegnativo per il maestro Mark Fitzgerald. Abbiamo per la prima volta la possibilità di sentire ancora la partitura originale del 1924. Spazio anche per la solidarietà, lei ha scelto anche una pellicola riguardante Nizza in solidarietà proprio all'attentato vissuto da questa città. Sì, assolutamente, abbiamo pensato subito dopo l'attentato a Nizza, che veramente ha colpito tutti noi, di fare qualcosa per loro, per i cittadini di Nizza, per fare questa idea che siamo con loro. È un film che non è solo il top di Nizza, ma la cosa brillante, la cosa veramente il genio di Jean Vigo in questo film è che è tutti i livelli di Nizza, c'è alto e basso, e questo veramente è la vita di una città. Ci sono tanti omaggi, per esempio, anche ad altre personalità come William Shakespeare. Sì, certo, perché quest'anno abbiamo 400 anni della nascita di Shakespeare, quindi abbiamo i tre film italiani con Francesca Bertini, Re Lear, Mercanti di Venezia, film veramente bellissimi, perché c'è anche dipinto a mano, ogni quadro dipinto a mano, una cosa veramente bella. E da brividi anche sono alcune immagini antiche quasi riguardanti Venezia. Eh sì, esatto, 120 anni di cinema a Venezia con i film di Lumière fatto in 1896-1898, le cose veramente eccezionali per la Serenissima. Era ricordata anche un'altra figura molto importante per lei. Veramente, perché William Cameron Menzies, il scenografo, lui a gagnare il primo Oscar per il scenografo, e lui fa per esempio Via Convento, è probabilmente il film più famoso, però anche Lado di Baghdad, i film molto importanti nel cinema muto e anche nel cinema sonoro. E quindi abbiamo le cose veramente belle, anche il curatore di questa sezione fa la lezione sul Menzies con illustrazioni delle scene, delle cose, dei disegni molto importanti. Cosa desidera che il pubblico porti di più a casa con sé di queste giornate del cinema muto? Per me una delle cose più importanti dappertutto è di promuovere l'idea dei confini, che fa un tipo di trasmissione tra cinema muto e cinema adesso, perché non c'è i muri tra muto e sonore, ma siamo tutti nel campo del cinema, anche il piacere del cinema, la gioia del cinema. E per questo ho scelto un manifesto, un'immagine per il manifesto di Douglas Fairbanks con le braccia aperte, perché per me questo veramente dà l'idea che è una cosa accogliente, è una cosa calda, è una cosa gioiosa. A dirigere la Zero Orchestra, il compositore Günther Buchwald, punto di riferimento del commento musicale del cinema muto. Nous prenons le temps des années 20. Tenendo in considerazione il tempo degli anni 20, abbiamo inserito qualche brano che rispecchia un po' la rapidità del movimento, specie all'inizio. Beaucoup d'improvisation aussi. Bien sûr, j'ai choisi. Ho scelto 6-8 miei componimenti e altri tradizionali, jazz e non solo. È la 18ª volta che arrivo a Pordenone per il festival.
La più grande avventura immaginabile, perché ho visto e accompagnato musicalmente ogni sorta di film muto e al contempo imparato molto sulla storia degli stessi. Accompagné toutes sortes de films et en même temps on apprend beaucoup sur l'histoire du film au-dessus de ce que nous attribuons avec la musique, bien sûr. Moi, je accompagne les films. Mi occupo di accompagnamento musicale di film muti da quasi 40 anni. Mon époque, quand j'étais débutant, et c'est un process éducationnel. È un processo formativo, perché per ciascuno di noi rappresenta una continua scoperta. E c'est toujours pour chacun c'est une découverte, parce que on est tellement siamo talmente influenzati da televisione, film parlati. Parole, avec parole, les films muets. I film muti implicano un linguaggio differente, più film e meno parole. Bien sûr. J'ai même l'impression que les directeurs d'aujourd'hui. Ho anche l'impressione che i registi odierni comincino a comprendere come si fa un film basato sulle impressioni visive e musicali. Film sur les impressions visuelles et musicales.